Celebrazioni in Consiglio regionale per la festa dell'Europa. Nella seduta solenne, intervento con un video messaggio anche di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Mazzeo, l'Europa siamo noi. Il Consiglio regionale risponde presente dopo la morte di Luana D'Orazio. Con l'approvazione di una mozione promossa da Marco Stella, viene attivato il fondo di solidarietà. Nei primi 3 mesi dell'anno, in Toscana, hanno perso la vita 10 persone sul lavoro. Realtà distanti, ma con un percorso comune da fare. Non può che avere questo senso la Festa dell'Europa edizione 2021. La pandemia ha messo a nudo i governi e solo facendo fronte comune è possibile rispondere alle sfide globali, come quella che è tuttora in corso. Lo hanno ricordato anche tutti i protagonisti della seduta solenne, che si è tenuta in Palazzo del Pegaso, a partire da David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, che ha voluto celebrare la giornata con un videomessaggio, e ancora il presidente toscano Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha affermato: «L'Europa non è qualcosa di altro da noi, ma l'Europa siamo noi e come la Toscana ne costituiamo le radici più vere e più profonde». L'Europa è il nostro punto di riferimento, da un punto di vista anche concreto, nella percezione della gente, oggi che si parli di vaccino, e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale, o che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo, perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che è partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte, diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'Università Europea. Devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni da quel 1972, quando esponenti che nel nostro paese erano toscani e avevano ruoli importanti, penso ad Amintore Fanfani, a Giorgio Lapira, vollero che fosse proprio nelle colline di Fiesole a avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa. O si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti, come vi dicevo, non solo del Recovery Fund, ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027. L'Europa è cruciale nella vita di tutti noi. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il Presidente Gazzetti e tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Ventotene, Altero Spinelli, le parole di Schuman il 9 maggio 1950, sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente De Ussé danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici, è una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Quest'anno la festa che propriamente si celebra il 9 maggio
ha un significato ulteriore per l'Assemblea Toscana, perché con l'inizio della legislatura è stata istituita la Commissione Permanente Europa, per intercettare meglio quel che gira intorno al territorio e al paese. Attività riassunta negli interventi di Francesco Gazzetti e Giovanni Galli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'organismo. Entrambi hanno ricordato l'importanza di avere un luogo permanente dove discutere e fare in modo che la Toscana sia sempre più vicina all'Europa, cosa che con toni diversi ha richiesto anche Rene Galletti del Movimento 5 Stelle, sottolineando però che l'Unione Europea ha senso solo se tutti gli Stati remano nella stessa direzione. Al contrario, se ci sono disparità e singoli slanci in avanti, questa realtà comunitaria perde di significato. La Commissione Europea è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente, quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso. Tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura, a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima che, di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero, ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana, è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna, dal nostro punto di vista, partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa, perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al Next Generation, al Recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Il Presidente Gazzetti, abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che sono, che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel più breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. Questo Consiglio regionale sembra voler prendere il tema dell'Unione Europea più seriamente di quanto si sia fatto finora. Dobbiamo ricordarci che è importante che il rapporto con l'Europa sia sempre più univoco, cioè l'Europa deve sempre avere presenti quelle che sono le situazioni delle singole regioni e questo rapporto di biunivocità deve essere anche propositivo, le regioni devono proporre. Io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa, ma in realtà non c'è stata molta attività in più, ci sono state delle audizioni, e la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi avremmo voluto, ma soprattutto c'è qualcosa che la Regione Toscana deve dire con forza, che l'Unione Europea avrà senso se tutti gli Stati, tutti i cittadini di ciascuno Stato avranno pari dignità tra loro. Finché esisteranno le possibilità, come è successo nel caso della Germania, di poter avere o chiedere un numero di vaccini superiore per il proprio paese, ecco, questi sono i segni che fanno capire che l'Europa non è ancora quella che chiedevano Schuman e Spinelli. Non siamo ancora quell'unione di stati con quel senso solidaristico che dovremmo avere. È questo che la Regione Toscana, ma io dico tutta l'Italia, deve pretendere dall'Unione Europea. Per Luana Dorazio, ma non solo. Dopo la tragedia della giovane morta a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, il Consiglio regionale ha attivato il Fondo di Solidarietà
per procedere con erogazioni a favore dei suoi familiari, in particolare della figlia di 5 anni. La mozione è stata presentata da Marco Stella di Forza Italia e ha trovato il sostegno di tutti i capigruppo. L'atto di indirizzo impegna la Giunta regionale anche a promuovere iniziative informative tese a sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e a favorire l'introduzione di nuove tecnologie utili a questo scopo nelle imprese della Toscana. La nostra promessa a Luana e a tutte le altre vittime del lavoro è racchiusa nelle richieste di fare di più per non piangere altre persone, ha specificato Federica Fratoni del PD. Beh, il Consiglio non poteva rimanere insensibile all'evento drammatico e anche alle parole sferzanti che ieri Monsignor Tardelli ha voluto rivolgere a tutte le istituzioni presenti ai funerali e che hanno detto una cosa molto chiara e inequivocabile. Luana e le altre vittime degli incidenti sul lavoro sono lì a guardarci, a chiedere conto, a chiedere responsabilità e impegno, e il Consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito, ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura, soprattutto della sicurezza, quindi molto da fare sul piano della formazione, sul un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime. In questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno, quindi nell'abbracciare la famiglia, nell'abbracciare tutte le famiglie delle vittime, ovviamente vogliamo essere loro vicini con atti concreti, non con la retorica che in questi momenti forse abbonda, ma con atti concreti che possono essere davvero di conforto, anche se minimo, ma di conforto per il dolore profondo che in questo momento i familiari stanno vivendo, e a loro ovviamente va il mio abbraccio. Parole riprese da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha evidenziato come ogni decesso corrisponda a una sconfitta per la Toscana, quindi serve fare di più. E lo stesso ha fatto Stefano Scaramelli di Italia Viva, sottolineando come siano necessari più controlli. Condividiamo la proposta, ma avremmo preferito che fosse allargata. Il Vescovo durante l'omelia ha detto una cosa molto forte: Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi, che ci stanno chiedendo giustizia e tutela. Ecco, dovremo fare probabilmente un fondo, istituire un fondo non soltanto per Luana D'Orazio, ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse, soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio, e magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro. Dovremo pensare a tutti loro e ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro è una grandissima sconfitta per la Toscana. Tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma, prima ancora di una lavoratrice. È una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare, non soltanto chiedere maggiore sicurezza, ma si deve poter fare qualcosa di più. È il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto condividendo la proposta del Presidente Stella, perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare, e allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro. Pieno sostegno alla mozione è arrivato anche dagli altri due partiti di centrodestra. Elisa Montemagni della Lega accennata la necessità di rendere la mozione strutturale per non lasciare solo le famiglie che perdono sul lavoro un loro caro. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha invece posto l'accento sulla necessità di attivare misure efficaci per contrastare gli incidenti. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale, perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro, e crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi ha bisogno, perché
ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più, non solo nel momento in cui vengono a mancare, ma anche per il futuro di quella famiglia, per il futuro dei propri figli, e cercare di dare sollievo a quelle famiglie che sono fortemente colpite. Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta. Io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave, e dobbiamo però anche trasformare in propositivo, cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno, perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più, ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. I gruppi all'unanimità hanno condiviso la proposta del presidente Marco Stella di dar vita ad una raccolta di fondi. È un gesto concreto, significativo. Poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché le cosiddette morti bianche, veder morire una mamma giovane, una ragazza, ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita, altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro, è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo in qualche modo eliminare, nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. In Toscana, nei primi tre mesi dell'anno, sono morte 10 persone, una in più rispetto allo stesso trimestre del 2020.